Ecco, sentite, voi avete tutto urlato Bolero, Bolero, però mi pare che Scott non sia molto dell'idea, allora non è dell'idea? O se insistiamo lo fa? Sì, voi provate a insistere. Sì, lo fa, voi dovete insistere, perché io ci provo, voi mi lasciate lì da solo, allora. Allora, vediamo un po'. Un attimo solo che mettiamo a posto i nostri orchestrali, no? E io ne approfitto per ricordare che noi abbiamo presenti alcune grosse personalità, la professoressa Maria Pia Di Nicola, che è consigliere regionale, un altro consigliere regionale, Gennaro Valeri, Osvaldo Scrivani, che è presidente dell'Unità Sanitaria Locale, Orazio Di Marco, assessore allo sport e turismo, Giafet Brusce, che è presidente dell'azienda di soggiorno, Remo Valà, assessore della pubblica istruzione, oltre a Di Giuseppe, che è presidente della provincia di Teramo. Ecco, i signori che io ho chiamato, vi prego di restare qui, abbiamo ancora un paio di esibizioni e poi vi chiameremo per un aiuto ultimo finale per consegnare il premio. Scott è pronto, quindi via il Bolero. Thank you.
uno spot per questa odiosa esibizione, anche perché mi stavo dicendo adesso Nadia che spot per generosità ha esibito sul Bolero della coppia che già l'aveva eseguito prima, e quindi con un'edizione più lunga diversa, e qualche segno di stanchezza c'è stato, ma mi pare di poter dire senz'altro che Scott è un meraviglioso campione del mondo anche nel mascherare, nel far diventare arte la caduta. È uno dei pochi atleti per i quali la caduta non diventa un dramma, ma diventa una occasione quasi di divertimento. Per forza, si dice, ma anche questo è un grandissimo mestiere. Grazie Scott Cohen, e adesso abbiamo ancora due amici carissimi, due amici che, lo ricordiamo, sono venuti apposta dalla Germania. Prima voi avete chiesto il bis, io avevo detto che il bis ci sarebbe stato, ma fra un po'. Ecco voi Mitzvah e Wolf, ancora i nostri due carissimi amici tedeschi che domani ritorneranno alla loro patria. Eccoli qua. Del Cancan, famose per i loro movimenti accattivanti e un po' provocatori, e perora la loro causa che quando le parigine le denunciano per oscenità, solo perché si sentono defraudate dei loro maschi, che sono ormai dei veri frequentatori di questi cafè Chantan. Il turista americano che è giudice farà capire alla polizia che i movimenti di questo ballo giovano lo spirito alla mente e rallegrano l'ambiente.
non sono dunque ragazze viziose ma ballerine che sfoderano le loro qualità ginniche in contorsioni a suon di musica. Alla stregua del balletto molti sport artistici usano movimenti liberi, ma se i singoli individui sono moralmente sani, l'ambiente sarà sempre sano. Come dire che tutto è arte, come dice Chagall. Bene, allora siamo arrivati anche alla fine di questa lunga presentazione che dovevo leggervi e mi pare che la corrispondenza del Ponte Vecchio sia già a posto e pronta a cominciare. Thank you.
Mario Cobellini della Rai TV di Bologna, con le studiate e trepidanti pause, ha presentato il gran galà Sport per la vita, giunto ormai alla sua terza edizione, vero ed unico appuntamento internazionale di pattinaggio artistico per Roseto degli Abruzzi. Organizzato alla perfezione dalle società gemelle La Paranza e L'Aragosta, unite ormai da un profondo spirito di collaborazione e di amicizia, e con il patrocinio del comune e dell'azienda di soggiorno e turismo di Roseto. Sport per la vita è una manifestazione che si afferma, oltre che per la componente spettacolare legata alla partecipazione dei migliori rappresentanti del pattinaggio artistico internazionale,
per gli ideali di solidarietà umana che ne costituiscono il fondamento e ne caratterizzano in maniera adeguata e compiuta le finalità. Debellare il male del secolo probabilmente non sarà un privilegio riservato alla nostra generazione, nonostante l'intensificarsi delle ricerche, il perfezionarsi delle terapie, l'attuarsi di una prevenzione sempre più efficace e costante. Tuttavia è certo che quando l'opinione pubblica viene sensibilizzata e quando la lotta da singola si trasforma in collettiva, i traguardi appaiono sempre meno distanti e la speranza comincia a materializzarsi di argomenti più solidi. Un'esibizione di pattinaggio, come è stato dimostrato negli anni precedenti, è utile a questi fini, a maggior ragione in una città come Roseto, in cui questa disciplina, per numero di praticanti e per rilevanza dei risultati, fa registrare un sempre crescente interesse. L'incasso dello spettacolo sarà interamente devoluto al centro oncologico della URSS territoriale per la lotta contro i tumori Gianni Alberico di Giulianova. Adesso tocca un personaggio simpaticissimo, l'abbiamo già conosciuto anche di recente, l'abbiamo incontrato a Bologna, Garcia Manolo. Durante lo spettacolo si sono alternati in pista per più di due ore, senza pause, i migliori e più prestigiosi interpreti del pattinaggio mondiale, a cui hanno fatto corona i gruppi folcloristici e coreografici delle società di pattinaggio di Bologna, Pesaro, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Teramo Skating, Castrum Giulianova, l'Aragosta e la Paranza di Roseto. Più di 300 sono stati gli atleti partecipanti. Senza alcun dubbio, gli applausi maggiori sono stati per l'americano Scott Cohen, vera star di questa disciplina, grande trascinatore di pubblico, che a gran voce ha richiesto la sua esibizione in bolero. Straordinaria articolabilità e flessibilità inserite su passaggi di piede a velocità incredibile, sono queste le qualità che contraddistinguono Scott da tutti. Qualità che gli rendono possibile nascondere bene l'incertezza di una caduta, che così diventa un passo di elevato valore. Ospiti italiani, una nota di merito alla coppia Gandolfi di Giacomo Antonio, beniamini del pubblico rosetano, due volte campioni d'Italia. Caloroso applauso ha accolto l'ingresso in pista di Raffaella Del Vinaccio, simbolo del pattinaggio abruzzese. Durante la sua esibizione ha regalato al pubblico uno stupendo doppio axel mozzafiato. Ciao ragazzi, vi stavo proprio cercando. Oh, ciao, perché vi siete? Ho da darvi una notizia che mi piace. Ma dato che mi avete aiutato a rimettermi in sesto, volevo foste i primi a saperlo. Finalmente ho trovato lavoro. Non ha niente a che fare con i marinai, gli alcolici o roba del genere. Niente fotografi senza pellicola? No, stavolta faccio un lavoro serio e onesto. Davanti a voi c'è una validissima rappresentante di una famosa ditta di cosmetici per uomini. No. Dite signori, quando mai avete trovato un dopo barba per uomini di successo che vi ha fatto sentire freschi e tutti da baciare per almeno 24 ore? Ecco vedi, io ho un appuntamento urgente, scusa. Già, sì, mi fa proprio piacere per te, Mili, ma sono il nostro profumo speciale, l'essenza di germogli di eucaliptus, vi fa sentire freschi come rose. E si chiama Notti a Tijuana. Ma che bel simpatico, no? Che ne dite, non è
è stata accolta l'esibizione di Pasquale Cacciotti, neo bicampione del mondo per la categoria cadetti. La prova tangente che i giovani. Gli inseparabili Starsky e Hutch saranno nuovamente in azione domani, sempre alle 19. Questa sera alle 20.30 del lunedì cinema, Impiegati. Film drammatico per la regia di Pippo Baudo. A non perdere, su Italia. Tutti insieme questi ragazzi hanno presentato uno spettacolo di elevato valore tecnico spettacolare, appassionandoci ulteriormente a questo sport che richiede continuamente tanti sacrifici. Non sono venuti per ricevere premi. La loro unica soddisfazione sarà stata quella di avere contribuito con la loro presenza ad una giusta causa. Italiani, spagnoli, americani e tedeschi, uniti insieme in questa esibizione che per premio non ha avuto medaglie d'oro o d'argento, ma solo il calore di un applauso ed un bravo simbolico per avere risposto all'invito. Coppia Manuela di Giacomo Antonio e Andrea Gandolfi di Bologna, campioni d'Italia del 1986, campioni d'Italia 1987, chiediamo qual è l'emozione che si prova durante queste manifestazioni che non sono prettamente agonistiche. Beh, c'è una grossa soddisfazione presentarsi davanti a un pubblico così caldo, anche perché penso che siano i momenti in cui tutti i nostri sacrifici vengono premiati. Dunque, seppur sempre un banco di prova. Sì, infatti noi l'anno scorso presentammo qua un altro esercizio libero e ha portato molto fortuna questa esibizione qua, quel disco. E quest'anno abbiamo presentato un altro nuovo, sperando che si porti fortuna anche per quest'anno. E soprattutto che porti fortuna alla causa per cui siete qui oggi. Infatti, queste esibizioni qua sono esibizioni molto importanti ed è un piacere partecipare proprio per la causa con cui vanno incontro. Luglio Alberto. Sabrina Flocco. Qual è l'emozione che provate ogni qualvolta vi esibite davanti a un numerosissimo pubblico? Ma è molto grande, in quanto il pubblico ci incita e ci stimola sempre a far meglio. Oggi non era una prestazione prettamente agonistica, l'emozione, la tensione è la stessa o è minore? Ah, l'emozione è sempre tanta, quando si entra in pista secondo me l'emozione, anche il pubblico è sempre tanto grande. Niente, molto belle queste iniziative che dovrebbero essere sempre stimolate, in tutte le altre manifestazioni dovrebbe essere fatto per motivi umanitari, ecco. Quali sono i vostri prossimi impegni? I nostri prossimi impegni, ci sarà a febbraio il Trofeo Barbieri, una gara a carattere nazionale di soli coppie, e poi chiaramente i campionati italiani e sperando campionati europei e mondiali. L'incasso della serata sarà devoluto al Centro Oncologico Gianni Alberico.
Alla signora Alicia Giuncola, organizzatrice della serata, chiediamo di illustrarci lo sforzo e il lavoro necessario ad organizzare questo grande spettacolo. Non credo che sia facile, diciamo, riassumere in così poco tempo quelli che sono stati gli impegni nostri, perché nostri non mio ma di tutti quanti, cioè in particolare dei due presidenti delle società, la Ragosta e la Paranza di Roseto, e in generale di tutti i genitori che sono soci del nostro, della nostra associazione. Tempo soprattutto ce n'è voluto. Impegno tantissimo, il tempo parliamo di 3 o 4 mesi per le cose più importanti e più immediate, mentre per quanto riguarda lo sforzo si è trattato veramente di sforzo fisico da parte dei genitori, soprattutto per il montaggio della pista, la sistemazione dei costumi che sono stati proprio costruiti da loro, ideati anche tante volte. E cosa devo dire ancora? Speriamo, non sappiamo ancora qual è stato l'incasso che sarà poi devoluto al centro oncologico, speriamo che esso sia almeno corrispondente al valore dello spettacolo. Ecco, questo è l'augurio che ci facciamo. Comunque unitamente a me ha lavorato tantissimo la signora Stama, a lei passo la parola perché forse potrà dire ancora di più, perché è lei che vive più direttamente la vita di palestra, quindi è lei che sta in contatto con i ragazzi, con i genitori, diciamo la parte più difficile è la sua. Con quale spirito i ragazzi sono arrivati a questa giornata? I ragazzi sono stati molto bravi, bisogna valutare anche che abbiamo dei ragazzi di 3-4 anni, quindi lo sforzo è stato grandissimo, non sono degli atleti come abbiamo visto provenienti dalle varie nazioni che sono già di un calibro diverso, questi sono bambini piccoli e quindi è stato un sacrificio anche per i genitori accompagnarli, quindi il lavoro è stato grandissimo, la fatica pure degli allenatori, di tutti. Ecco, poi quest'anno abbiamo scelto un numero tratto da un'operetta che, come avete visto, ogni bambino impersonava un burattino, quindi anche i costumi erano uno diverso dall'altro, quindi anche le mamme sono state bravissime a confezionarli, perché noi facciamo tutto tra di noi, non possiamo permetterci il lusso di costumisti, di scenografi, quindi è tutto ideato nel nostro ambiente, nell'associazione, tramite i genitori, e gli atleti e tutti, il sacrificio di tutti. Ecco. Signora Stama, ci sarà una quarta edizione dello Sport per la Vita? Ci costa molta fatica, ma è talmente tanto l'entusiasmo del pubblico e la risonanza che ha anche per il valore turistico di Roseto, perché non dimentichiamo che questa manifestazione porta a Roseto atleti provenienti da tutto il mondo, quindi la voce, si parla di Roseto in tutte le lingue, ecco, e questo ci fa molto piacere anche per il paese, anche per il comune che ci ospita, che ci dà le palestre, che ci offre gli impianti, anche se gli impianti bisognerebbe fare un discorso a parte, perché stiamo aspettando una pista per poter anche poter fare dei campionati in modo ancora migliore di quelli che si sono svolti quest'anno. Ecco. Che lei sappia, ci sono delle organizzazioni similari a queste nelle altre parti del mondo? Quando mi fanno i complimenti dicono che lo spettacolo a livello di pattinaggio è il migliore del mondo, questo non lo dicono gli altri, non lo dico io. Grazie, allora tanti auguri per la prossima edizione. Grazie. Grazie. Domenica 10 gennaio 1988, ore 16:30. Il Palasport di Roseto degli Abruzzi ospita un grande spettacolo. Campioni mondiali, internazionali e nazionali piroetteranno sulla pista, su pattini e a rotelle, davanti a un numerosissimo pubblico, per la vita. O meglio, per dare speranza a quelle vite che vengono troncate da una malattia ancora poco conosciuta che sta abbattendo un elevato numero di individui in tutto il mondo. Ma i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, si sentono abbastanza responsabilizzati.
Soprattutto perché ormai questo spettacolo è diventato una tradizione, un impegno importante, e non solo per le motivazioni che lo creano e per tutta la gente che viene a lavorare, a disporsi per la realizzazione di questo spettacolo, ma anche perché, come qualsiasi tipo di rappresentazione, ci tengono a fare bella figura, ad esibirsi e far notare che, anche se a livello tecnico hanno ancora delle carenze, ma almeno a livello di spettacolo, come il pattinaggio artistico, possono adoperarsi anche con quel poco che sanno fare. Per cui l'impegno è da parte di tutti, noi allenatori e anche i ragazzi rispondono abbastanza bene a quello che noi chiediamo. Dunque è un suggerimento azzeccato quello di affidare a questi giovani un messaggio per la vita? Beh, senz'altro, credo che le motivazioni diventano ancora più stimolanti, perché anche se piccoli o grandi riescono a capire che anche loro possono fare qualcosa più e di più per chiunque, per gli altri, e soprattutto a fin di bene, quindi si sentono orgogliosi. Forse i piccoli non lo capiscono perfettamente, però sanno di fare qualcosa di buono e ne sono soddisfatti. Secondo lei questo grande galà è stato il meglio? Oddio, per me è sempre il meglio quando alla fine di una rappresentazione posso dire è andato tutto bene. Ti è piaciuto esibirti per questa causa? Mi è piaciuto perché so che quello che ho fatto forse servirà ad aiutare tanta gente che ha tanti problemi e che forse in un futuro, sperando di no, capiterà anche a qualcuno di noi che c'è più vicino. Senti Raffaella, i tuoi prossimi impegni? Adesso c'è il periodo della preparazione per i campionati italiani, poi ci saranno i campionati italiani alla fine di luglio. Poi, a seconda di come vanno i campionati italiani, avremo europei e mondiali. Tantissimi auguri. Grazie. And it's love.